No, lo stanno lì a dimostrare le sentenze delle corti costituzionali. Manifestiamo con giustificata rabbia il piano di classifica del consorzio di bonifica Marche, che attesta di fatto che il contributo è assolutamente illegittimo. Sono queste le parole dei contribuenti che questa mattina hanno invaso la sede legale in via Guidi a Pesaro. Siamo veramente arrabbiati, proseguono, vogliamo dire basta al consorzio di bonifica Marche, che continua con prepotenza un'azione di accanimento nei confronti dei cittadini, con una notifica annuale di cartelle esattoriali. La Regione Marche è corresponsabile, affermano, dai soldi al consorzio su interventi mirati e consente all'ente pubblico economico di rapinare noi stessi con una tassa inappropriata. È vergognoso. Ci sono i cittadini che vivono nella zona rossa, il terremoto, e cui il consorzio di bonifica pretende il pagamento della tassa, no? A terreni che stanno dentro la zona rossa. Il piano di classifica così com'è rende illegittimo il contributo. E poi i cittadini sono anche stanchi, non vogliono essere trattati come sudditi, vogliono ragionare, vogliono parlare, vogliono i loro diritti. Anche i comuni, anche i partiti hanno le loro responsabilità, devono prendere posizione una volta per tutte contro questo consorzio di bonifica, così come anche le associazioni di categorie agricole che appoggiano questo baraccone piuttosto che difendere i loro associati. Il contributo, secondo la legge, è dovuto da tutti i proprietari di terreni e di fabbricati in area extraurbana e dai gestori del servizio idropotabile che si trovano nel territorio regionale soggetto a bonifica. Grazie al contributo pagato dai proprietari degli immobili, il consorzio esegue il monitoraggio del reticolo idraulico regionale, che si estende per circa 18.700 chilometri, nonché provvedendo alla sua manutenzione con l'obiettivo di agire concretamente alle mitigazioni del dissesto idrogeologico e del rischio idraulico. Di fatto, la protesta dei contribuenti è stata scaturita a seguito dell'esposto della sentenza di commissione tributaria di primo grado, che ha dichiarato illegittimo il contributo da parte del consorzio di bonifica Marche, specificando che si è tramutato di fatto in una illegittima imposta sulla proprietà fondiaria. Ci batteremo affinché insomma si ragioni e si tolga. È un disastro, vogliamo che questa tassa la tolga, perché è un peso che ci grava sulla nostra pelle. È una vergogna, perché la Corte Costituzionale ha giudicato ingiusta questa legge, condannando la Regione Calabria, che aveva fatto una legge capestro, come vorrebbe farla questi qui, obbligando i cittadini calabresi a pagare la tassa. Ingiusta. La Corte Costituzionale li ha condannato, la Regione Calabria. Speriamo che succeda anche qui.